Signore, con il tuo favor, vieni con la tua maestà, desideriamo te. Io voglio stare dove sei tu, Gesù, in tua presenza resta e ciò che vuoi che io faccia, Gesù, dimmi ciò che è buono per me, la vita mia è tua. Fai di me quel che vuoi, solo tu sei mio re, io ti seguirò, mio Gesù. Pace di Cristo, sorelle, che Dio vi benedica. E siamo in collegamento dal Gospel Food, siete in collegamento con la radio Antioca di Torino e di Milano con il programma delle sorelle in diretta, sono le 19.03, oggi è lunedì 11 giugno, ringraziamo il Signore per come siamo qui questa sera e
glorificando il nome del Signore, siamo qua insieme, c'è un bel gruppo di fratelli, un bel gruppo da parte della Chiesa di Torino, siamo qui condividendo una pericena insieme, non solo, ma soprattutto la parte spirituale, condividendo insieme ciò che il Signore ha preparato anche per noi donne. Quindi ringraziamo il Signore, facciamo subito una preghiera e procediamo con il programma. Grazie Signore Gesù, grazie Signore per come siamo qui riuniti, Signore, per glorificare il tuo nome, Signore. Ancora Signore, continua a parlare ai nostri cuori, Signore Gesù, tramite la nostra sorella, Signore Gesù, e lui estendi la tua mano, Signore Gesù, continua a fluire, Signore Gesù, in mezzo al tuo popolo, Signore, con parola viva, Signore, parola fresca per i nostri cuori, nel nome di Gesù, amen. Amen sorelle, e siamo qua come vi dicevo, un bel gruppo di sorelle, abbiamo qua insieme a noi la nostra sorella Janette, la prima anima della Chiesa di Torino, abbiamo la sorella Claudia, la sorella Andreina, la sorella Valentina, la sorella Maria e poi c'è il gruppo dei mariti, degli uomini lì condividendo insieme e i bambini. Quindi se sentirete un pochino di rumori o altro, siamo qui come vi dicevo dal bar Gospel Food, ringraziando il Signore. Adesso per chi non l'ha fatto vi invitiamo a riascoltare le precedenti puntate che la sorella abbiamo fatto lunedì scorso e l'altro lunedì, del dono del ravvedimento, di ascoltare la prima e la seconda parte è importante, perché questa va a concludere le parti precedenti e la terza parte, quindi insieme andiamo a vedere veramente il proseguimento di questo argomento. A me, sorella Maria, pace di Cristo, che Dio ti benedica, finendo questo argomento, a me la terza parte, ringraziando il nome di Gesù. Amen, pace di Cristo, gloria a Dio. Oggi siamo qui, come tutti i lunedì, mentre il Signore ci permetta e continui a permetterci avere questa porta aperta al Gospel Food Bakery and Café. I caffè. C'è Bakery, no, Bakery Café. Gloria a Dio. E abbiamo avuto l'opportunità, la benedizione di condividere con il pastore Gianluca, che è il proprietario di questa bellissima visione, idea che il Signore le ha donato, di aprire questo Gospel Food, questo Bakery Café. E veramente ogni lunedì gioiamo perché prima di tutto è un ambiente molto bello, vediamo che hanno dei prodotti come per esempio dei contenitori di tè, da tè che vendono, e ogni contenitore ha una scrittura biblica, poi hanno della pasta fresca e anche ogni pacchetto e ha una scrittura biblica, un messaggio. Sono belli anche da regalare, se uno vuole regalare a qualcuno magari un contenitore di tè o un pacchetto di pasta fresca con un messaggio del Signore, con un qualcosa particolare che va al di fuori di questo mondo, e potete venire qui e comperarlo. Perché loro hanno questi oggetti molto speciali, anche le tovagliette che hanno qui di carta, che uno prende, ognuno prende, chi vuole, chi desidera, e se ne mette qui nel tavolo per la pericena, per il caffè. È un salmo, vero sorella? Proverbi di Salomone. E io gli dicevo al pastore Gianluca, al proprietario, che io ne ho prese 8 perché sono liberi da prendere, e li ho plastificati, e adesso ogni volta che vengono gli ospiti io metterò questo sulla tovaglia da tavola e leggeranno per forza, obbligati, i proverbi di Salomone perché è pigro ad aprire la Bibbia. Gloria a Dio. Mangiando. Sì, mangiando, si va leggendo, perché comunque la curiosità, no? E gloria a Dio. E sono dettagli, no? Questo tipo di dettagli. E lui ci condivideva un po'
di questa visione, di questo, di ciò che l'ha spinto a fare questo, no? Perché io li condividevo che ora siamo in una stagione come Chiesa che stiamo uscendo fuori dalle mura, che ci muoviamo, una Chiesa che è in movimento, che da lunedì a sabato siamo fuori, un giorno qui, un giorno là, e abbiamo diverse attività, diversi contatti con le persone al di fuori, come dicevo, delle quattro pareti, e ci raduniamo dentro le quattro pareti, se si può dire così, le domeniche dalle 10 alle 12, gloria a Dio. E come ha detto la sorella Deborah, siamo qui, un bel gruppetto di sorelle, la sorella Claudia, gloria a Dio, che è sempre lei, come si dice, sempre disponibile e disposta a partecipare in qualunque cosa che ha a che vedere con la Chiesa. Lei vorrebbe ancora fare di più, però ovviamente ci sono delle limitazioni, ma per Dio i limiti non ci sono, diciamo, per Dio quando uno vuole, il Signore, vero sorella Claudia, il Signore apre le porte, il Signore fa. E siamo qui condividendo la pericena, siamo qui condividendo con i bambini, e le sorelle, i fratelli, e continueremo la terza e ultima parte di questo bellissimo studio, che è il ravvedimento. Allora, avevamo detto che l'Apostolo Paolo chiaramente dichiara in Ebrei 6:1 che la fede procede dalla la fede precede il ravvedimento, cioè il cambio. Allora, prima che ci sia il ravvedimento, prima che ci sia il cambio, ci deve essere la fede. Ci deve essere la fede. Allora, l'Apostolo Paolo l'ha dichiarato in Ebrei 6:1, quando dice che la fede precede al ravvedimento, al cambio. D'accordo alla preghiera che ha fatto Salomone in Seconda Cronica 7:14, vediamo che le precondizioni perché il cambio sia possibile sono veramente umiliarmi o umiliare se stessi davanti a Dio. Cosa significa questo? Vediamo quanto importante è essere umiliati davanti a Dio, perché noi sappiamo che il contrario di essere umili è essere superbi, è essere orgogliosi, ma non c'è bisogno di essere, come si dice nel mondo, stregoni o adivinatori o quelli che sanno il futuro, no? Indovinatori, per sapere il futuro dell'orgoglioso e dell'altivo, del superbo, perché già la parola ce lo fa sapere, la parola ci dice che prima della caduta precede l'orgoglio. Cosa vuol dire? Che già ci sta dicendo che una persona orgogliosa è orgogliosa, e il futuro è la caduta, diciamo disastro, rovina. Ok? Perché dice che alla caduta, come che dice, precede l'orgoglio, e alla caduta precede l'orgoglio, precede alla caduta, alla rovina. Ok? Allora, qua c'è un ingrediente molto importante che chiama l'attenzione del Signore, perché non dimentichiamoci, abbiamo detto che il ravvedimento non possiamo ottenerlo per forze proprie, per la nostra forza o per le buone opere che possiamo fare, ma è un dono da Dio. Però essere umili è un qualcosa che muove il cuore di Dio e chiama l'attenzione di Dio per poi donare il ravvedimento. E qua lo vediamo in Seconda di Cronica 7:14 che le precondizioni perché il cambio, perché il ravvedimento sia possibile, sono veramente essere umili, umiliare se stessi davanti a Dio. Ok, capiamo che dobbiamo umiliare se stessi davanti a Dio, capiamo che è diverso o contrario all'orgoglio, a essere superbi, ad essere altivi, ok? Questo lo sappiamo, però molti possono ripetere questo e non sapere cosa vuol dire essere umili, perché molte volte nel mondo si confonde l'umiltà con la povertà, no? E non ha niente a che vedere. Uno può essere ricco economicamente ed essere umili, ma anche si ci può essere poveri economicamente e orgogliosi. Io l'ho visto tante volte, ho visto persone di tanta capacità economica
e molto molto umili, molto, che non si vantano, che non hanno la loro fiducia in quello, diciamo che sono semplici, mantengono la umanità, diciamo, verso il prossimo, no? E il cuore verso il prossimo. Invece anch'io, come ho visto questo, ho visto anche molte persone povere che erano molto orgogliose, molte altive, molto superbi, egoisti, non interessava di nessuno, erano proprio gli occhi nelle cose materiali. Allora si confonde molte volte l'umiltà con la povertà. Allora vediamo un po' cosa vuol dire umiliare se stessi davanti a Dio. Vuol dire riconoscere, ascoltate questo, essere umile davanti a Dio è riconoscere la mia completa inabilità o capacità di fare ciò che gradisce a Dio. È semplice. La umiltà è riconoscere la mia completa inabilità o capacità di fare ciò che gradisce Dio. Quando io dico: Signore, io sinceramente non posso gradire te, non sono capace, non posso farlo, non so come, sbaglio sempre. Incominciamo a riconoscere, no? Perché mano a mano che leggiamo la parola, che conosciamo il Signore, Lui ci fa conoscere a noi stessi. Allora, mano a mano che riconosciamo le nostre impietà, diciamo, le nostre debolezze, no? Che riconosciamo: Signore, io veramente sono orgogliosa, o sono egoista, o sto essendo così, o colà, non posso gradire te, Signore. Sono incapace, non posso farcela da sola. Ho bisogno di te, ho bisogno che. Una delle preghiere più belle, più giuste che possiamo fare al Signore è non pregare per le nostre necessità, ma pregare cosa? D'accordo al regno di Dio, come cosa? Signore, forma il tuo carattere in me. Signore, io voglio vedere come te, voglio sentire come te, voglio vedere tramite i tuoi occhi, voglio essere le tue mani. Signore, metti in me un cuore pulito, un cuore no, d'accordo a te, no? Come era Davide. Allora, questo gradisce il Signore, questa è una preghiera che al 100% verrà risposta, al 100%. Allora, riconoscere la nostra inabilità, la nostra capacità di fare ciò che gradisce Dio, allora questo chiama l'attenzione del Signore. Questo è umiliare se stessi davanti al Signore, e il Signore muove, questo muove il cuore di Dio. Quando noi riconosciamo che attraverso le nostre proprie forze non possiamo. Di seguito, cosa avviene dopo di questo? Dopo che riconosciamo, cosa viene? Viene di seguito fedelmente, si entra fedelmente in una vita di preghiera. Di preghiera, come ha fatto Cornelio nel libro dei Atti 10. Tutti sappiamo, la maggior parte sappiamo la storia di Cornelio, la famiglia, che Cornelio, anche se era un gentile, uno che non era parte del popolo di Dio, lui, dice la Bibbia, che lui era un uomo pio, cercava di gradire Dio, faceva molte limosine, pregava, digiunava. Allora questo non lo faceva salvo, però ha mosso il cuore del Signore e ha fatto che il Signore parlasse con l'apostolo Pietro e dirigesse all'apostolo Pietro da Cornelio. Ma non solo, questo uomo Cornelio, anche se era del mondo, il Signore si manifestò a lui e gli parlò attraverso un angelo e gli ha fatto una visione, non mi ricordo come che dice il libro dei Atti. Comunque gli parlò e gli fece sapere che Dio avrebbe, che a casa sua sarebbe arrivato un messaggero di Dio, come lo siamo noi oggigiorno, messaggeri di Dio. E gli ha fatto sapere sia a Cornelio che Dio avrebbe mandato qualcuno per dargli un messaggio, e sia all'apostolo Dio le ha detto di andare là. Allora immaginiamo, lui le parlò al Signore, il Signore gli fece sapere che avrebbe mandato un suo inviato. Questo uomo era un uomo pio, un uomo che lì, ma non era salvo, però ha mosso il cuore del Signore. E cosa è successo? Il Signore mandò l'apostolo Pietro, gli parlò il messaggio di salvezza. Non aveva neanche finito di parlare il messaggio di salvezza, che dice che Cornelio e tutta la sua famiglia, che aveva radunato perché sapeva che veniva un messaggero di Dio, dice che incominciarono a parlare in altre lingue. E in quel momento l'apostolo ha detto: come possiamo negare l'acqua a questi
che anche se non sono giudei come noi, però hanno ricevuto lo Spirito Santo, allora dice che in quel momento sono stati battezzati tutti loro, Cornelio e la sua famiglia sono stati battezzati nel nome di Gesù Cristo. Allora vediamo che quando noi ci umiliamo, prima di tutto davanti a Dio, riconosciamo che non possiamo farcela con le nostre proprie forze, e di seguito entriamo fedelmente a una vita di preghiera come ha fatto questo uomo. Questo uomo, come dico, non era parte del popolo di Dio, ma cercava il volto di Dio. Il Signore si è manifestato e ha portato la sua salvezza a quella casa, non solo a lui, ma anche alla sua famiglia. Poi cosa succede? Dobbiamo cercare appassionatamente la comunione, la fratellanza della sua presenza, il suo volto. Dobbiamo anellarlo, vogliamo cercarlo sempre, stare nella sua presenza, cercare il suo volto. Allora cosa succede? Allora e solo allora io posso sperare di ricevere il potere per poter abbandonare le mie vie malvagie. Molti dicono: ma io non posso smettere di fumare, non posso smettere di qua, non posso smettere di là. Semplice, prima di tutto dirle: Signore, io non posso lasciare di fumare per le mie proprie forze, io non posso, non ce la faccio, sono incapace. Poi di seguito la persona deve incominciare a tenere una vita di preghiera, di conversazione col Signore, parlare con Lui sinceramente, apertamente, anche stare un po' in silenzio dopo di aver parlato con Lui per poter provare ad ascoltare la sua voce, ok? E poi desiderare giornalieramente cercare il suo volto, stare nella sua presenza, leggere la sua parola, ascoltare in questo caso la nostra radio, le prediche, insegnamenti, leggere libri della parola, sempre cercare questo. Allora lì la persona, qual sarà il risultato di questo? Che da un giorno all'altro il Signore gli darà l'abilità, il potere, il sentire, il volere di cosa? Di ravvedersi veramente e di lasciare sia di fumare, sia di qualunque addizione che la persona ancora lotta, ok? Con la quale ancora lotta. Come? Sì. Le cose che, in cui battagliamo con le nostre carni, ammetto. Allora solo lì possiamo abbandonare le nostre vie di malvagità. Questo è il dono del cambio, perché abbiamo detto che il ravvedimento è un dono. Questo è il dono del cambio. Dopo questo cambio, cioè il vero ravvedimento, viene, cosa viene? Un risveglio, cioè il perdono dei peccati. Poi viene la raccolta, cioè una terra sana, una vita, un'anima guarita. Non so se si capisce. Allora viene, sì, come dire, la santità, viene il risveglio, il Signore perdona i nostri peccati, perché ovviamente poi diamo i passi di fede, e se già li abbiamo dati, e come dicevamo l'ultima volta di prima Giovanni 27, e lui ci lava e ci perdona nuovamente, non c'è bisogno di battezzarsi una seconda volta, e poi raccoglieremo una vita nuova, raccoglieremo un'anima guarita, ok? Perché noi veniamo con tante offese, con tante trauma, con tante ferite che noi non ce ne accorgiamo. Magari tu chiedi una persona e la persona ti dice: no, io non ho traumi, non ho ferite, non ho niente, ho avuto sempre una vita felice. Non si sa, dipende, perché sempre c'è un qualcosa che ti ha impattato la tua vita in un qualche punto della tua crescita, magari il carattere di tuo padre, magari il carattere di tua madre, magari le discussioni che avevano, magari se c'erano atti di violenza, magari se avete subito l'esperienza di un divorzio come figli, magari un familiare che magari in un modo o un altro faceva dei sguardi o dei movimenti fuori posto, diciamo. Esperienze se ne possono trovare tante, no? Sì, essere violentati, essere abusati, ma a volte non è neanche solo nell'infanzia, anche dopo sposati, magari sposando una persona che ovviamente non è nello Spirito Santo, hai un'esperienza di una vita abusiva, una vita dove veramente non si ti rispetta come persona. Allora anche lì, comunque, quando tu vieni nel Signore, non importa l'età, però sempre
c'è un episodio che ha marcato la tua vita, ha marcato il tuo cuore, e che c'è di bisogno di essere liberati, c'è di bisogno di essere guariti. Il re Davide ha dichiarato a Dio nei Salmi 51 che se Dio perdonasse, rinnovasse e ristorasse o cambiasse lui, allora disse che allora lui stesso avrebbe insegnato ai trasgressori il suo cammino, il cammino di Dio, e i peccatori si convertiranno a te, gli ha detto il re Davide al Signore. Che vuol dire questo? La testimonianza, quello che il nostro pastore ultimamente sempre dice, la nostra testimonianza, perché lui dice: Signore, se tu mi trasformassi, mi rinnovassi, mi ristorassi, ok, mi cambiassi, io potrò far vedere ai trasgressori quello che hai fatto in me, ma testimoniare, dire a loro ciò che tu hai fatto nella mia vita. Questo non è altro, sorelle, che la testimonianza. Ma cosa possiamo testimoniare se la gente non vede un cambio in noi? Se noi non possiamo dire alle persone: il Signore mi ha liberato di questo, dell'altro, il Signore mi ha guarito, il Signore qua, il Signore là. Come possiamo noi insegnare ai peccatori la via del Signore se noi stessi non la conosciamo? Allora dobbiamo avere questa esperienza, dobbiamo avere questo cuore disposto a fare come ha fatto il re Davide: Signore, cambiami, rinnovami, ristorami, ok? Così potrò far vedere, così potrò parlare, insegnare ai trasgressori il tuo cammino, e i peccatori allora si convertiranno a te, ok? Come risultato o conseguenza di vivere in una condizione di ravvedimento, ovviamente io sarò coinvolto in aiutare a trovare il perduto, quello che si parlava anche con il pastore. Se tu non hai il peso per l'anima perduta, se a te non te ne importa che le anime se ne stanno andando all'inferno, che sono in ignoranza, che sono nelle tenebre, tu non conosci neanche Cristo. Perché quando tu conosci Cristo e tu puoi dire di ciò che Cristo ha fatto nella tua vita, allora tu, come conseguenza, vivrai in una condizione di ravvedimento costante e sarai coinvolto ad aiutare a trovare il perduto in questo mondo. A volte uno si dice: ma io vedo queste persone che hanno questa, no, questa cosa di parlare al perduto, facilmente, di evangelizzare, hanno un peso, che parlano, che vogliono. Ma questo non è altro che il risultato di questa esperienza e di questa condizione umile davanti a Dio, di preghiera, di comunione con Lui e di cercare che ci sia una trasformazione in noi. E viene automatico, fratelli, sorelle, viene automatico. Quello è il prodotto, facendo quello che abbiamo parlato, è il prodotto che ti viene da solo. E il fatto che vivi in una condizione di ravvedimento continuo ti troverai coinvolto ad aiutare a trovare il perduto di questo mondo. Non vuol dire che sei in ravvedimento ogni momento, non vuol dire che stai a piangere tutto il giorno. No, perché molti confondono, dico: ah sì, devo stare di ginocchio tutto il giorno, piangere tutto il giorno. No, non è questo. Stiamo parlando di cuore, una cosa di cuore, un cuore afflitto, nel senso che tu godi le cose del Signore, gioisci, gloria a Dio, però il tuo cuore è afflitto. Perché, sorelle, come non siamo afflitti se vedendo il peccato anche attorno a noi, anche a volte in mezzo della chiesa? Questo ti affligge e ti deve portare non a mormorare, ma ti deve portare a pregare, intercedere che il Signore abbia misericordia. Coloro che non sono coinvolti con il perduto non si sono veramente ravveduti. Questa è una realtà. Se tu non stai evangelizzando, se tu non puoi impattare la vita di familiari, di vicini di casa, di gente attorno a te, veramente non c'è stato un ravvedimento. E lì allora solo la persona può dire: Signore, il ravvedimento è un dono che viene da te. Se io non l'ho avuto genuinamente, donamelo. Ho bisogno che tu mi doni il ravvedimento, mi doni il cambio, mi ristori, mi cambi, metti questo desiderio in me, che io possa testimoniare del tuo potere e i peccatori si convertano a te. Non, allora, le persone che
non sono convolti con il perduto, non sono veramente ravveduti, non credono veramente loro stessi nell'inferno, perché se tu sai che un familiare sta andando all'inferno, se tu veramente lo credesti, mamma mia, non lo lasciassi neanche respirare, non lo lasceresti neanche respirare, perché saresti talmente disperata, no? Però ovviamente noi non possiamo agire in un modo religioso, un modo tipo che manzi ci danno la spalla, no, però un modo saggio, un modo prudente, un modo mansueto, ma saggio, trovare dei momenti, trovare delle occasioni, trovare delle parole per poter arrivare a questa anima. Grazie a Dio per il dono benedetto del ravvedimento, perché è una benedizione questo dono, senza la quale gli altri doni sono devaluati o, quale peggio, annullati e evitati. Diciamo, se non abbiamo il dono del ravvedimento, gli altri doni veramente si annullano, non servono a niente. Gloria a Dio. Questa è la terza e ultima parte del ravvedimento, molto corto, solo questo pezzettino mi mancava. Sorelle, se potete o possiamo, perché io voglio riascoltare ogni episodio, se possiamo riascoltare ogni episodio del ravvedimento è importante, perché qua c'è nascosto di come anche pregare il Signore, qual è il modo giusto per pregare il Signore perché possiamo avere queste preghiere risposte, perché dice la Bibbia che la preghiera efficace del giusto può tanto. Come dice la traduzione in italiano? Amen. La preghiera del giusto è fatta con efficacia, avrà risposta. Avrà risposta. Allora, però qual è questa preghiera efficace del giusto? Ok, sappiamo che siamo giustificati perché siamo stati battezzati nel nome di Gesù Cristo, in immersione, come dice la Bibbia, rappresentando la morte, sepoltura e risurrezione di Cristo, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo con l'evidenza di parlare in altre lingue. Però, se ci ripete questa scrittura che la nostra preghiera, essendo giusti, è efficace, ma quale preghiera? No, non si sa come pregare. Non si sa come pregare. E le persone si infocano a pregare per le loro necessità, per la loro vita, per i loro figli, i loro mariti e il resto. E questo non è pregare con efficacia, questo non è pregare d'accordo, come dice il Signore, cercando il suo regno. Allora io penso che qua in questo studio c'è nascosto tanti segreti, se si possono dire così, che il Signore ci rivela come pregare e di noi stessi, no? Se non sentiamo un certo peso, non sentiamo cosa sta succedendo, allora Signore io non ho avuto un vero ravvedimento, Signore allora io sto pregando male, diciamo tante cose, no? Che si possono risolvere, si possono trovare risposte a tutte queste domande. E così concludiamo, sorelle, ringraziamo a Dio per questa opportunità, sono le 19:31, siamo in live, come ho detto, nel Gospel Food Bakery Caffè, è un bellissimo luogo, i ragazzi che lavorano qui ci hanno veramente atteso con molto amore, con molto dettaglio, Alessandro, Miki, Miki di Paraguay, Alessandro italiano, e ringraziamo veramente al pastore Gianluca per averci permesso essere qui, veramente è una benedizione. Sorella Deborah, se vuoi concludere con qualche pensiero, con qualche meditazione, se alcune di voi avete qualche parola prima di concludere, potete farlo. Amen, pace di Cristo, gloria a Dio per come siamo arrivati alla fine di questo tema, la profondità, e a volte ci fermiamo solo al superficiale, no? Quando magari sì, solo perché ascoltiamo, solo perché ci viene, però quando uno sta lì a studiare, la profondità del Signore è immensa, e poi ci rendiamo conto che veramente la parola del Signore è un mistero da scoprire. E magari a volte leggiamo un versetto, non ci fai caso a qualcosa, lo rileggi, il Signore ti dà una rivelazione, il Signore, veramente gloria a Dio per questo. E voglio invitare, non lo so se la sorella Gianetta vuole dare un saluto, un commento, un qualcosa che il Signore ha messo nel suo cuore, quello che sorella senti come prima anima della Chiesa di Torino, veramente l'anziana veramente della Chiesa di Torino.
una donna saggia veramente, che il Signore ha posto qui tra di noi. Gloria a Dio, sorella, preghiamo per la tua vita. Amen, sorella. Amen. Pace di Cristo. È stato un studio bello che ha fatto la nostra amata sorella Maria, profondo, come ha detto lei, dobbiamo riascoltarlo. Lo che mi ha, lo che parlavamo adesso, che è con noi la sorella Claudia, e quando la sorella Maria parlava mi ha colpito qualcosa che no, stavamo parlando un po'. Quando ha detto la sorella Maria che quando noi ci umiliamo e tu vuoi qualcosa, no? Nella volontà del Signore, uno muove la preghiera fatta, no? Con efficacia, e nella volontà del Signore muove il cuore del Signore, se ti umili. E io le stavo condividendo per una domanda che lei mi ha fatto, parlavamo anche con la sorella Andreina, che quando io, che io sono, vengo da una, no? Grazie a Dio che il Signore mi ha tolto del errore la parola. Sono stata 5 anni in una chiesa trinitaria, no? Pensando io che ero nella salvezza. E le dicevo che nelle mie preghiere, senza saperlo, io dicevo: Signore, portami alla verità. E non sapevo che cosa pregavo, come diceva la sorella Maria, non sappiamo pregare. Però il Signore, sicuramente, è lì che no, ho collegato, il Signore, o sea, la mia preghiera ha mosso il cuore del Signore, perché ha mandato un messaggero dagli Stati Uniti, lo ha portato qua per insegnarmi e portarmi alla verità. E questo è stato, no, potente. Che un momento che parlava la sorella Maria, l'ho collegato subito, le ho detto grazie Signore, perché davvero quando tu vedi, no, che il tuo popolo o un'anima si umilia, il Signore risponde, però nella volontà del Signore. Se non è nella sua volontà, il Signore non va a rispondere. Era nel suo piano, nella sua volontà, che, no, che questa opera, che la sua chiesa sia innalzata qui a Torino, no, con la verità, perché una volta ho sentito chiaro che il Signore mi ha detto: io voglio una chiesa differente con la verità di sempre. E allora le digo, sempre le digo: Signore, grazie, è un privilegio, no, per tu essere arrivato alla mia vita e togliermi della cecità. Cecità che io ero, pensando che ero salvo, però quando il servo, il messaggero che il Signore ha mandato mi ha detto: no, sorella, sei nel cammino, però ti manca, non sei completamente salva, allora io mi sono preoccupata e ho iniziato. Anche, però dentro di me, è lo che parlava la sorella Maria, dentro di me c'era l'orgoglio, perché io dicevo: perché devo battezzarmi nuovamente? Perché devo, no, se io già sono battezzata? Però il Signore mi parlava, no, attraverso la parola, e fino a un punto che il Signore mi ha messo contro il muro, e mi ha detto: tu ubbidisci e vedrai grandi cose, no, nella città di Torino, nella tua vita. Perché io le dicevo: Signore, una chiesa diversa, qualcosa diversa, io vedevo tutti morti, e io era la prima, che anche io ero morta, però vedevo io di fuori tutti morti. E allora quello che il Signore mi ha detto, il Signore è fedele, lo ha compiuto per la gloria sua, no? Per la gloria dell'uomo, per la gloria sua. Fratelli, sorelle, era questo, e chi ci sta ascoltando, che volevo condividere, perché mi ha colpito questo, no, verso che la sorella Maria, e l'ho collegato con un pezzetto della mia testimonianza. Amen. Pace di Cristo, fratelli. Amen. Amen, gloria a Dio, sorelle, siamo arrivati alla fine di questo programma, ringraziando il nome del Signore Gesù Cristo. Se avete qualche riflessione, qualcosa che vi ha toccato il vostro cuore, scrivete alla sorella Maria, maria@antioca.it, oppure il suo numero adesso che
e vi diamo subito il suo numero, in modo che potete scrivere una recensione, una riflessione, un commento, una testimonianza che il Signore ha colpito a me. Quindi allora, la sorella Maria, sorella, il tuo numero? Non lo so a memoria. 328 259 709, ancora non me lo imparo, sorella, perché era quello del pastore. Amen. Allora ripetiamo insieme: 328 2259 709. Quindi per qualsiasi cosa potete scrivere, anche per qualche domanda. Amen. Che magari non avete capito bene oppure Amen. Volete approfondire, la sorella è a disposizione, la sorella Maria, gloria a Dio per questo. È una maestra. Amen, amen. Quindi potete telefonare, potete scrivere un WhatsApp, la sorella è a disposizione per tutto. Quindi che Dio vi benedica, sorelle, vi lasciamo con questo canto e alla prossima puntata. Amen, amen. Pace di Cristo. Di Cristo. Amen. Solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar. Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo.